originale, stravagante, colorato. Il suo concerto all'Arena di Verona si è presentato come un uragano di colore. Michael Holbrook, in arte Mika, nasce a Beirut nel 1983 da madre libanese e padre americano. Ha vissuto a Parigi, Londra, ora è cittadino del mondo, un mondo fatto a sua immagine e colore. Un caleidoscopio di musica, luce e sensazioni. Un concerto che è inno alla vita, a lasciarsi andare, ad abbandonare il pudore, a superare i confini, come ha fatto con la dislessia, trampolino e non barriera. Per lui musicista fin da piccolo. Rosa, tanto rosa e profumo candy nell'aria, ritmo nelle vene e animi alleggeriti per 2 ore di show in cui Mika non ha smesso di cantare, parlare, raccontare, emozionarsi. A 1 anno dalla morte della madre, sua musa, l'artista reinventa se stesso creando e cercando meraviglia. Così nell'intervista 7 del Corriere della Sera a Teresa Ciabatti. Dopo mia madre vivo come fossi morto, così tutto è meraviglia. Così nel suo messaggio a noi. Un posto che conosco bene, ho fatto un sacco di performance qui, però sempre per altri programmi televisivi. Finalmente, un pubblico mio, un'arena piena, una notte speciale per chiudere questa estate che è stato spettacolare. Allora, l'idea di essere qua è per darci l'opportunità di ballare insieme l'Arena di Verona piena. Siete pronti? È una festa perché è l'unico show che sto facendo, veramente il mio show con tutta la mia squadra. Sono stati costretti a reinventarsi con tutto quello che è successo in questi ultimi anni. E da questo è uscita una nuova energia. Questo concerto è nelle vostre mani, nelle vostre gambe, così Mika all'Arena Invisibilio. Quando la vita ti dice di indossare il nero, tu metti il rosa, una festa che rimarrà a lungo nei ricordi. See you again. Oh, 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 oh.